Eccoci qua. Allora, io adesso mi ero messo a fare un disegno pensando di recuperare un principio ispiratore, quello di amplificare i miei sogni. L'ho fatto già nel 1985, con un risultato, mi hanno detto, molto bello. Vabbè. E adesso lo voglio riprendere perché, a parte il fatto che andando avanti con questo tipo di disegno, con le matite colorate, mi è venuto per l'entusiasmo di partenza, di getto, di fare i segni e quindi trovare nel fare l'ispirazione delle forme. Però a un certo momento viene voglia di dare un senso ancora maggiore. È un processo che si evolve, forse si evolve in me in qualche modo, qualche cosa che non so bene cosa sia perché è tutto da recitare a soggetto, ogni giorno è una cosa nuova e noi non sappiamo proprio un cavolo di niente. E vabbè, la vita è fatta così, almeno andremo avanti, andiamo avanti. Allora, io stasera mi sono messo a fare un disegno, ma porca miseria! Proprio l'amplificazione del sogno, di un sogno. E come ho cominciato a farlo, dopo un pochino, adesso ve li faccio vedere, mi è venuto in mente, dico, ma perché questo non lo sto registrando con questo parlato, come ho fatto in tutti i precedenti con l'iPhone? Allora, io il disegno che ho fatto fino adesso è questo. Come vedete, ci sono parecchi segni già cominciati e però ne voglio parlare. Questo sogno è un sogno fatto nella prima metà di ottobre del 23, quindi adesso. Era un sogno, notate che ho cominciato a mettere anche il color nero della matita, non il colore pastello nero e rimane piatto, non va bene, bisogna adoperare la matita, la grafite, che dà uno spessore, una consistenza, una vitalità enorme. E il sogno non era un po' drammatico, a un certo punto c'erano delle persone che volevano uccidere altre persone, tra cui c'ero anche io ero uno spettatore, non si sa bene. Fatto sta che a un certo punto ce n'è uno che uccidono, mio padre, e urlo, l'hanno ammazzato, l'hanno ucciso, l'hanno ucciso, e lo vado a prendere e gli rovescio la testa e vedo il suo sguardo, gli occhi neri. Ora lui aveva gli occhi neri, ma quando è deceduto, me lo ricordo, nell'80, gli occhi sono diventati improvvisamente vitrei, celesti, chiari. E quindi voglio rendere questo effetto. Quindi il nero l'ho cominciato a dovrare per questo. Poi vedremo cosa viene. È un istinto, un'ispirazione. Vediamo e ne parlerò poi. Ok, a fra poco sul tavolo. Ciao. Ecco, cominciamo a riprendere il disegno. Ho inquadrato il foglio con la mano, quindi adesso dovrebbe andare tutto bene. Allora, stavo facendo come li possiamo chiamare? Questi tagli, queste lance, queste lamine che spuntano fuori, sopra e sotto. Continuiamo con questa cosa, mettiamoli qua altri elementi. Ecco, per esempio, qui c'è un vuoto e allora mi viene da partire da questo vuoto, come se uscisse fuori, da un vuoto un pieno. Un vuoto un pieno, tra i due vuoti c'è la polarizzazione delle energie e quindi andiamo su questa strada. È nel vuoto che si avviene il più e il meno, il positivo e il negativo che si incontrano. L'attrazione avviene fra due polarità che si sviluppano nel vuoto. Adesso, per esempio, questa parte piena, però mi viene in mente che qui potrebbe rimanerci qualcosa di bianco in mezzo, in fondo,
Ecco, a mano questa cosa si sviluppa da sé, è come se le matite seguissero una strada che qualcuno, qualche cosa gliele suggerisce. In questo momento mi viene voglia di... sì, qui chiaramente le curve cercherò di impostarle un pochettino meglio, però devo assolutamente, ecco, questa svetta un pochettino più in qua. È come se noi in alcuni momenti della vita vogliamo avere un'azione che possa continuare, che possa avere un significato. Ecco, questo per esempio lo vedo un pochettino più compatto e che anche questo adesso prende il volo, prende il via. In questi momenti c'è l'azione del, questo per esempio dovrebbe essere un pochettino più compatto nel bordo e va al pieno. E perché non mettiamo anche qualche cosa di pieno qua dentro? Così dopo abbiamo un vuoto, un vuoto che va, ecco, ah, questo qui me l'ha detto lui, me l'ha detto lui, vedi? Sono elementi apparentemente contrastanti, però questo contrasto a noi ci appare un po', a noi appare un pochettino strano, perché vogliamo sempre le cose tutte armoniche, senza elementi che distraggono, senza elementi dirompenti, no, e invece è proprio l'azione di elementi che sono dirompenti fra di loro che creano un'armonia, l'armonia della vitalità, della dinamicità, dell'attenzione. Ecco, qui adesso rimane vuoto e va bene, sta dentro la cosa. Quindi andiamo a ripolpare meglio questa parte, come se ritorniamo sempre sui nostri passi per cercare di migliorare le cose che abbiamo fatto. Quando si dice ripensa le cose, no, è l'esperienza degli altri, no, non è l'esperienza degli altri, è l'esperienza nostra che ci fa muovere, perché la meditiamo, qui la matita che non è molto appuntita, c'è un po' più di difficoltà nel cercare di vedere le cose. È l'esperienza nostra che ci fa vivere e ci fa, con il tempo che passa, ci fa meditare e riflettere meglio. Allarghiamo un pochettino il campo. Ecco. Così magari inquadriamo meglio la mano, mi posso avvicinare meglio. Questo è il verde acqua marina. Diamogli un'altra temperatina, perché in questa parte la matita, qui devo trovare le matite un pochettino più fine, se no questi temperamatite, quindi un'altra panca, queste sono le Giotto che le hanno fatte diverse da quelle di una volta e non vanno più tanto bene, sono un po' troppo larghe. Allora, concludiamo questa parte qua. Riandiamo adesso, ho voglia di unire dentro questo cuneo che svetta, vedete come procede questo cuneo, ecco, guardatelo qua, eccolo qua, questo cuneo che avanza, questo spigolo, un generatore di energia. Voglio fare qualche linea un po', diciamo, di mettere un po' di materia, la materia che noi in genere ci fa pensare, ci fa vedere, quando dice mettiamo carne sul fuoco, che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo agire con delle cose concrete. Le cose concrete sono sempre materia, materia fisica, materia, qualcuno dice materia spirituale, ma comunque è sempre una quantità di cose che va a influire su altre. Adesso questo elemento
spinge dentro questo spazio, cerca di trovarsi uno spazio, ecco, questo magari lo amalgama un pochettino meglio e lo faccio scivolare qua dentro, no? Perché quando agiamo le cose non sono mai sempre uguali, cambiano nel mentre le facciamo, così le nostre azioni, i nostri rapporti si devono, non possono essere prefigurati e pensare che mi devo comportare così perché si deve fare così e qualsiasi cosa capiti non si può cambiare niente, un comportamento è destinato a fallire. Bisogna sempre, almeno questo l'ho sperimentato, valutare e cambiare quando possibile, perché le cose non sono mai fisse. Come noi, ogni momento è diverso dal precedente, noi parliamo, viviamo, agiamo in ogni momento della nostra vita, ma le cose cambiano ogni momento, ogni minuto, così come cambia la nostra pelle, cambia il nostro fisico con l'età. Come si può pensare che le cose debbano rimanere immutabili? Le cose cambiano con noi, siamo noi che cambiamo, che le facciamo cambiare. Cioè, le cose cambiano. E noi cambiamo insieme ad esse. Non c'è niente da fare. Noi ci possiamo di strappare i capelli come ci pare, ma tanto, ecco, questo punto qua non si risolve bene. Gli diamo un po' di sfumatura per avvicinarsi a quest'altra lama. Ecco, questo qua lo voglio arrotondare meglio. E qui che ci facciamo? Sì, mettiamoci ancora un altro spazio in mezzo che nasce, cresce e si sviluppa in quest'altra dimensione. Questo è nel sogno, questa era la parte mia che andavo a rivoltare il corpo. Io stavo qua sopra e con la mano, ecco, quindi evidentemente ho immaginato, ho sentito qualcosa che mi ha prodotto, vedete, questo rivoltare forse richiede un segno più evanescente, no, evanescente, più senza geometria, più sensitivo, perché sono le emozioni non possono essere comandate da una linea. Ora è vero che le linee, la geometria possiamo anche cercare di portarla a dei, però alle volte i sentimenti sono quelli che ci fanno fare le azioni in velocità. Ecco, questa fase adesso stiamo. Adesso direi che ho voglia di rimettere un pochettino di matita, della matita nera, forse per dare risalto a qualcosa di qua dentro. Qualche linea, qualche cosa che dia una sottolineatura, un valore cromatico diverso che possa creare dei contrasti. Ci si deve pensare un pochino, ecco, qui per esempio ci può essere qualcosa di nero che va a sfumare. È la parte che io, la parte mia, che si accorge della morte del padre e va a sfumare, perché sono questioni che sfumano sempre nella nostra vita. E la matita, come dicevo prima, rispetto al colore nero, dà un colore caldo. Ecco, questa è una matita molto morbida, è una 3B. Chiunque abbia disegnato una volta sa che benissimo che più vai verso il numero basso, più le mine sono dure. Più vai verso il numero alto, più sono morbide. Quindi, e poi nelle lettere, infatti, nelle lettere corrispondono i numeri. Per esempio, la H è dura. La B comincia a essere morbida, questo per le mine. Comunque, vabbè, non stiamo a fare lezione di materiali. Ecco, questo va bene, dovrebbe finire così. Se
Sì, va bene, sono d'accordo. Allora a questo punto viene voglia di fare anche quest'altra parte. La matita, la mano si vede. Ingrandiamo un pochettino questa parte. Si deve mettere a fuoco. Si mette a fuoco. Non si vede tanto bene. Ecco, adesso si è messo a fuoco. E andiamo avanti in questa direzione. Strano che, ecco, questa sfumatura mi è piaciuta. E allora andiamo a lavorare in questo modo. Adesso sto facendo il disegno che è sera, la luce è tutta artificiale. Non lo posso continuare, magari lo continuerò domani con la stessa luce. Adesso, finita questa parte, riprenderò il filmato e scaricherò questo video. Però ecco, vedete, è venuta fuori che questa zona mi rappresenta nel momento del sogno, però mi rappresenta anche continuamente. Vedete, qui finisce il verde invece di continuare il bianco, il grigio indefinitamente. Anche qua c'è un pochettino di sfumatura grigiastra, ecco. È una cavità, si insinua in questa cavità. Forse qualche cosa, ma a questo punto mi sembra che sia d'obbligo andare anche in questa zona. È come se la parte superiore di questa zona, in questa fascia, in questo elemento che punge da quel lato, debba risentire di questo colore scuro. Ne risente perché nelle azioni, nel momento del nel sogno, è vero che io andavo con timore e con incredulità, esprimevo la sorpresa e il rancore, tutta la cosa che lo avevano ucciso, come se fosse una cosa che non si doveva fare. Ora, che cos'è che si è ucciso? Qualcosa in me? Chi lo sa? I sogni siamo sempre noi. Ecco, adesso mi viene voglia di andare qua vicino, di essere vicino a questa parte. Chissà, vediamo un po'. Sembra interessante poter utilizzare la telecamera invece che il telefonino e vediamo se poi si vede tutto meglio. Ecco, questo va vicino al riccetto. E a questo punto non c'è niente da fare, va anche questa zona qua, va riempita in questo modo. Ora bisogna vedere se io riesco, quasi quasi mi viene voglia di mettere la telecamera un pochettino più vicino, ecco, vediamo di inquadrare meglio, se si riesce a inquadrare bene proprio il disegno. E le parole, il disegno e le parole e il disegno. Mi ricordo che quando andavo all'università seguivo come assistente il professor Quirici, Vieri Quirici, l'architetto, bravissimo, e ci faceva fare, noi eravamo gli assistenti, dovevamo rappresentare. Il tema era di raccontare gli elementi principali della storia dell'architettura, la materia era composizione, attraverso i disegni. Quindi gli studenti, dovevamo verificare che gli studenti facessero il racconto di qualche tendenza storica architettonica, tipo il neoclassicismo olandese e così via degli anni 20, attraverso semplicemente il corredare i fogli di carta con il disegno, di andare a raccontare con il disegno. Con il disegno si può fare un racconto. Andiamo a mettere meglio qua. Quindi con l'accostamento dei fogli, dei disegni, tu puoi descrivere senza parole. Quindi questo è un elemento importante. Il disegno racconta. Quindi viviamoci questa dimensione. Allora, questo era, oddio, il dritto, era il dritto questo. Uè, allora, praticamente,
questo cuneo va sotto. Ma no, era questo il dritto, ecco, svetta in alto, ma che rimbambito, svetta in alto, e queste scie come se prendessero la velocità. Va bene, allora adesso ci interrompiamo e poi vediamo la prossima volta, vediamo se riusciamo a continuare con la stessa luce. Ciao, un abbraccio a tutti. Ecco l'inquadratura intera. Il disegno adesso comincia ad assumere una fisionomia, poi vedremo quando è finito. Arrivederci, fine clip, Giuseppe.